Per motivi familiari torno a casa, la mia famiglia era, mia figlia in America, mia moglie a Torino e io qua era una di quelle situazioni che per un po' di tempo lo si può fare, sono passati 3 anni, è stato per tutti comunque un impegno, un sacrificio. Però nella vita assolutamente niente definitivo, ma soprattutto da parte mia c'è un interesse a poter essere, diciamo, in qualche modo partecipe di una conclusione di tutta una serie di progetti che abbiamo avviato e che mi piacerebbe vederli conclusi positivamente. Di cose ne abbiamo fatte tante, ma abbiamo messo in cantiere altri sviluppi di cui vedrete qualche cosa fra poco, e questi sviluppi mi piacerebbe vederli completati bene. Parlando di progetti, quali sono le cose di cui si sente orgoglioso particolarmente riguardo questa azienda e cosa invece avrebbe voluto fare e non ha potuto? Sono sicuramente contento sull'aspetto umano e del personale, cioè l'azienda ha e il personale tutto, e noi tutti siamo orgogliosi di poter dire che lavoriamo in ATM a Messina, e questo è secondo me il primo risultato importante. Però questo vuol dire che l'azienda è ritornata ad essere un'azienda seria, no? che ha, diciamo, dei bilanci che sono in ordine, che ha una situazione generale di rispetto delle regole e di offerta del servizio ai cittadini. Cioè, la prima cosa importante del servizio, dell'obiettivo che noi avevamo, è di ripristinare un servizio che fosse degno, no, di una qualità che una città si attendeva, e questa cosa qui noi crediamo di averlo risviluppato, ma siamo orgogliosi tutti quanti, il personale e le maestranze, proprio di aver raggiunto questo risultato.